È arrivato il momento di affrontare un tema spinoso che è quello della madreforma in resina, che è uno dei lavori più brutti e sporchi che si possano fare. Ma siccome so che vi piace vedermi soffrire mentre realizzo cose per voi, Allora, mi immolerò anche stavolta. premessa numero uno. A cosa servono le madriforme in resina e perché realizzarle? Innanzitutto sono più leggere delle madriforme in gesso, ma in questo modo. Non vi dovete spaccare la schiena con un minatore siberiano. E poi. Basta! Premessa numero 2. Questo video è stato richiesto da un abbonato al canale. L'abbonamento è un modo per sostenere attivamente il canale, favorendo così una pubblicazione più frequente di video. Alla fine stiamo parlando di 10 euro al mese, che corrispondono a 33 centesimi al giorno. Come primissima cosa, dobbiamo unirci di un oggetto su cui vogliamo realizzare uno stampo. Stiamo lavorando su uno stampo bivalve, eh? E poi spiattellarci la gomma siliconica di sopra. Quindi dobbiamo munirci di argilla per creare i cordoli che serviranno per arginare la resina, onde evitare che coli ovunque. Anche nella base andranno i cordoli perché spalmeremo un bordino di resina anche qui. Se è necessario, dovremo fare dei tasselli in gesso dove vediamo che persistono dei sottosquadri, per eliminarli e facilitare così l'apertura dello stampo. Dopodiché passiamo alla parte brutta, quella del collaggio della resina. Mi raccomando, muniamoci di mascherina protettiva, quella antipolvere, antigas, antitutto. E ricordiamoci di non stare all'esposizione della catalizzazione della resina, che è la parte più tossica di questo lavoro. L'acetone ci servirà per pulire gli arnesi, i pennelli e tutto quello che ci servirà per spalmare la resina sulla gomma. I guanti protettivi in lattice, muniamoci di una buona scorta perché purtroppo ne useremo un bel po'. E poi iniziamo a preparare la resina. Nel caso della resina poliestere dovremo aggiungere un 2% di catalizzatore e, se vogliamo, anche una percentuale variabile di talco industriale, che ci permette di aumentare la viscosità della resina. Io di solito per iniziare metto una proporzione di 50 g di talco e 100 g di resina, per poi aumentare la dose del talco nei passaggi successivi. Questo ha il vantaggio di accelerare la fase di essiccazione dello stampo e così lo tiriamo fuori dalle scatole il prima possibile. È che la resina poliestere fa puzza, molta puzza. E quindi passiamo alla fase dello spalmaggio. Vedete che collerà un pochettino, ma noi abbiamo l'arma segreta, la temibile e intramontabile fibra di vetro. Con questo sistema sarà possibile creare più strati nell'arco di poche ore, perché la resina sotto sarà già abbondantemente catalizzata. Una volta indurita la prima metà, stacchiamo la base
Ma questo è il punto che deve restare aperto, perché lì dentro poi ci coleremo qualunque materiale vogliamo. Capovolgiamo il soggetto, passiamo l'agente separatore e ripetiamo il passaggio della gomma. E poi ovviamente lo spennellamento della resina con le dovute accortezze della parte precedente, quindi fibra di vetro, eccetera, eccetera, eccetera. Una cosa fondamentale sarà quella di fare i buchi per mettere poi i bulloni. Questi ci serviranno per bloccare le due metà. È un procedimento molto semplice, però state attenti a lasciare abbastanza spazio sul bordo per poter permettere un avvitamento e uno svitamento agevole. Oh, abbiamo finito, è arrivato il momento di aprire e vedere cosa abbiamo combinato. Ecco qua, tutto chiaro? Allora, in conclusione, facciamo le nostre considerazioni. Avete visto che di per sé non è un lavoro estremamente complicato, però può creare dei piccoli problemi. Innanzitutto di carattere etico, perché comunque la resina è un materiale abbastanza inquinante, quindi noi dobbiamo prendere tutte le precauzioni del caso, sia dal punto di vista della sicurezza personale che dal punto di vista della tutela ambientale. Raga, io dopo questo lavoro sono stato un giorno a pulire tutte cose. E questo per eliminare qualunque traccia di resina che può andare a contaminare gli spazi, soprattutto se andiamo a lavorare con l'argilla. Questo lavoro della matriforma è declinabile a tanti altri tipi di resine, come per esempio la resina poliuretanica, oltre alla resina poliestere ovviamente che abbiamo utilizzato. Oggi sappiamo bene che le resine sono dei materiali a buon mercato, bene o male se li possiamo permettere tutti quanti, però non possiamo ignorare il fatto che comunque siano dei materiali inquinanti, quindi se possiamo cerchiamo di scegliere delle resine innovative come quelle che provengono da fonti rinnovabili o da biomasse, anche se non è proprio facilissimo trovarle in commercio e non sempre sono disponibili per la lavorazione artistica artigianale. Ma il tema della sostenibilità nell'arte è ancora poco diffuso. Ci sono però delle aziende che stanno lavorando per ridurre l'impatto ambientale e sarebbe bello che anche nell'arte ci fosse questa spinta. Quindi voglio fare una richiesta ufficiale a tutti quelli che fanno ricerca nel campo dell'innovazione e della sostenibilità ambientale: aiutate gli artisti a lavorare anche con materiali che siano ecocompatibili e che riducano l'impatto ambientale delle loro opere. Ci riusciremo? Questi sono temi però che mi piacerebbe approfondire e di cui parleremo in un prossimo video. Ammazza come ho chiuso serio oggi.